Noi siamo in un mondo in cui la scienza è veramente distratta. Gli scienziati sono talmente presi dalle loro ricerche che non hanno il tempo, il modo e il luogo di occuparsi di tutto quello che è detto e spiegato oggi al mondo. Perché io lo affermo con grande certezza e ve lo dimostrerò. Se fossero stati vigili e attenti da tempo, avrei avuto un Nobel in fisica. Vi spiego le ragioni che sono contenute qui, in questa pagina che ora vedremo meglio. Ecco cinque mie fondamentali scoperte che dimostrano la possibilità di un mondo derivante ed esistente tutto sulla base di un calcolo, che poi sono due. Il primo, il fondamento dell'esistenza, deriva da 10 al cubo diviso per 99. 10 al cubo è tutta la realtà del volume reale su base 10, reale ossia positivo, nell'universo che avanza nel tempo reale. Si divide non per 100, se si dividesse per 100, il risultato sarebbe determinato in 10, ma quando si divide per tutto il movimento che esiste quando c'è una unità sul piano del 100, movimento che è 99, allora si determina il supporto infinito 10,10 periodico, che è un supporto in spazio-tempo. Esiste l'analogia di una pellicola la quale abbia una sequenza infinita successiva di tanti fotogrammi, ciascuno lungo 10 e naturalmente alto anche 10, in modo che abbiamo aree 100 in una successione ordinata, ordinata e preordinata dal calcolo, perché ogni 10 successivo non è altro che il risultato di questa operazione, che ha la virtù di determinare questo supporto che esiste come se fosse una pellicola su cui poi imprimere delle scene in movimento. Ecco, il secondo momento, quello di fissare le scene in movimento, deriva dallo stesso 10 al cubo presente come volume su base 10, che si divide per 23, ossia i primi due numeri gemelli perché contigui, seguiti da tutti gli altri che sono nel numero di 14, tanto da essere totalmente i 16 che caricano la realtà a quattro dimensioni, 4 per 4 uguale 16, mentre i valori che sono così predeterminati sono i 28 numeri, infatti se li contate i numeri sono 28, pari esattamente al movimento 7 nel tempo e 3 per 7, 21 nello spazio.
Ecco, attraverso questo secondo calcolo si accorpano particelle, quantità, i cosiddetti quanti dell'universo, che sono tutti quanti che accorpano idee di movimento. È una pura dinamica fatta esclusivamente di movimento di numeri. E con questo il supporto, ossia la pellicola 10, 10, 10 infinita, si carica di tutte le immagini corporee in cui tutti i corpi che esistono sono corpi costruiti dal movimento. Noi lo vediamo che l'apparente pieno che esiste oggi nel mondo, quando lo andiamo ad osservare nella sua composizione, vediamo che è fatto di atomi, i quali non sono fatti di pieno, ma sono fatti a loro volta di singoli corpi distanziati tra di loro una quantità infinita di spazio. Insomma, quando andiamo a prendere ogni accorpamento, per quanto noi lo dividessimo sempre nei suoi elementi, scopriremmo al suo interno sempre vuoto con particelle in dinamismo, tali da rendere l'idea del pieno. Infatti, se voi prendete quello che è l'atomo, che è un nucleo con le particelle che girano in giro, data la velocità della rotazione nel nostro tempo unitario, che è il secondo, esse in un secondo compiono e occupano tutte le possibili posizioni di una sfera, tanto che grazie al loro movimento, nella lentezza del tempo determinato dalla nostra grandezza rispetto al sistema atomico, noi vediamo non le particelle che girano, ma vediamo il guscio di queste particelle e lo vediamo anche quando con sistemi ottici cerchiamo di fotografare gli atomi. Li fotograferemo come sfere accostate l'une all'altra. Ma tutti questi corpi che sembrano sfere, di fatto sono compiuti di vuoto. E quando andiamo a considerare la parte piena di ciascuno, scopriamo che a sua volta, nel suo interno, è composta di particelle ancora più piccole che avanzano nel vuoto. E come mai? È il risultato di questo calcolo. Seconda scoperta fondamentale. L'azione vera è quella che esiste nel negativo del tempo, ossia in un tempo che retrocede, e retrocede per determinare come quella avanzante nel positivo del nostro universo reale, che non è quella in atto, ma è quella in atto e atto uguale contrario, che causata da un moto negativo nel tempo, appare poi a noi avanzare nel suo positivo. Dunque, la causa della nostra esistenza, che sembra essere quella che determina nella direzione del futuro, è una causa che non determina condizioni nuove, ma sempre antefatti dei antefatti, fino all'antefatto ultimo,
E grazie a questa espansione alla radice dell'azione, noi vediamo una azione che comincia da zero e avanza. Dunque, espandendo in assoluto la considerazione fatta da Galileo Galilei sulla dinamica apparente nel cielo attorno alla Terra o del Sole attorno alla Terra, egli disse che occorreva capovolgere le parti in causa, perché nel dinamismo appare non la vera azione, ma sempre e solo l'azione uguale e contraria. E di fatto noi lo vediamo realmente. Se ciascuno di noi si muove verso un muro, per reazione alla sua azione vedrà il muro avvicinarsi a chi si muove. Noi sempre così vediamo la dinamica esteriore al nostro puro esistere. E poiché anche il nostro corpo è esteriorità rispetto al nostro puro esistere come puri osservatori, noi vediamo anche le nostre gambe, il nostro corpo e il nostro cammino diretti verso la fine, poiché il nostro io osservante nel suo spirito sta andando verso il principio del tempo. Dunque bisogna ogni volta, sempre, se vogliamo conoscere la vera azione, capovolgere i risultati che noi vediamo in atto, il che implica delle conseguenze a dir poco caratteristiche, perché se io nella mia realtà sono chi sta aiutando un altro dandogli un pane, in verità quel pane lo sta ricevendo, e grazie al fatto che lo sta ricevendo, solo grazie a questo sembra che egli lo stia dando. Il terzo elemento fondamentale delle mie scoperte è questo: nella nostra realtà, che, come ha detto Albert Einstein, consiste nella relatività generale, il dominio è dato dall'assoluto di n, qualsiasi numero, elevato a zero. Ecco, questo è l'assoluto, questo è il valore indeterminato, perché è indeterminato nella base n, che non determina un numero preciso, ma ogni numero, purché ci sia e sia diverso da zero, il cui però indice numerico è indeterminato, perché laddove è necessario proprio che ci sia un indice numerico, ci deve essere l'indice che segnala che lì non c'è niente. Dunque, è proprio in base al dominio dell'assoluto formulato n elevato a zero che esiste poi la relatività tra tutti gli opposti, e non solo tra i generali visti in atto dalla relatività generale di Einstein, che così di certo appaiono, ma solo in atto uguale e contrario al vero. Se siete capaci di distinguere ciò che è parvenza da ciò che è verità in atto relativo, trarrete le indicazioni. Se siete tanto legati all'atteggiamento di un apostolo di Gesù chiamato Tommaso, che non credete finché non ci mettete il naso, voi non crederete mai a ciò che l'intelligenza vi dice. 4. L'inesistenza del divenire apparente.
il quale divenire apparente ha la sua causa solo nel 10 elevato al cubo diviso per i primi 16 numeri primi. Infatti esso esiste solo a partire dalla causa relativa, esistente da azione per reazione, interazione in atto che afferma che il risultato totalmente certo è il meno uno, ossia un retrocedere, quando siamo in presenza di un meno uno che interagisce con il suo opposto più uno. La verità dell'algebra ci dà la certezza che la composizione tra azione e reazione riporta all'inizio di ogni cosa e non a ciò che a noi sembra portare verso la fine di ogni cosa. Comunque si individuino azione e reazione, ossia che si voglia chiamare l'una o l'altra più uno o meno uno, il loro interagire ha per risultato sempre il meno uno. Accade così anche quando i due opposti tra di loro sono il fare a partire da un inizio e un ritornare all'inizio. Se io faccio un ritorno all'inizio, il risultato è il ritorno all'inizio. Se c'è il ritorno all'inizio di un fatto, il risultato è il ritorno all'origine di quel fatto. Dunque, il divenire appare solo grazie al divenire contrapposto, perché di fatto non esiste né l'uno né l'altro. Tutto l'apparato corporeo che noi vediamo è un puro movimento relativo tra numeri che, grazie proprio a differenze di tempi, mostrano sempre come pieno il movimento che è più piccolo e che si ripete più e più volte, generando gusci atomici laddove invece ci sono singoli atomi che girano. Ma i singoli atomi, se andiamo a prenderli uno per uno, essi pure sono fatti tutti quanti di movimenti, e si tratta di movimenti dei numeri primi. Punto 5. La fisica deve controllare unitariamente il processo sperimentale, attuando il metodo perfetto, che è deducibile dal suo fondamentale principio di 1 uguale 10 decimi. Su questa base furono determinate le unità di metro, chilo, secondo, quando si volle determinare delle unità che seguissero lo stesso ciclo 10 dei numeri. E così facendo, ciò che è vero nel dinamismo dei numeri è vero anche nella quantità dell'esistenza riferita finalmente con le unità ai decimi dei cicli ripetitivi. Quando si faccia questo controllo perfetto in via deduttiva dalle leggi e quindi in modo perfetto, allora succede, tra l'altro, che tutti i coulomb sono i 625 dati da 10 mezzi elevati a 4, ossia dall'avanzamento reale 5 in quel ciclo 10 che va da meno 5 fino a più 5 e che avanza in positivo solo con 5, un 5 elevato alle 4 dimensioni della realtà. Un 5 elevato alle 4 dimensioni della realtà scopre che esse sono 625 e non sono le 624 volte 1 che Coulomb misurò, dicendo che i Coulomb erano 624. Si era dimenticato che quando si esegue una misurazione
e si esegue ciò per confronto, per prima cosa bisogna determinare l'uguaglianza di un confronto e porre uno uguale uno. Su questa base, che è fornita da due che sono in uguaglianza, su questa base poi si carica una delle due parti di tutto quanto il residuo. Così succede che noi misureremo sempre di ogni valore totale sempre uno in meno, poiché quell'uno in meno lo avremo posto a denominatore di tutte le volte che sono espresse nel numeratore. Sono le altre volte, perché il numero primo, il primo che esiste è il 2, e non perché l'1 non sia unitario. L'1 vero è 1 diviso 1, il che implica 2. Quando noi abbiamo che non abbiamo 1 diviso 1, ma soltanto 0 diviso 1, questo non è un numero, perché un numero, quando è riferito a 0, non è definibile. E dunque 0 fratto 1, che implica una sola delle parti che esiste, è un numero indeterminato, non può essere un numero. Ed ecco perché il primo numero primo è il 2, dato da 1 diviso 1. Ora, così fece Coulomb. Usò un Coulomb per misurare e misurò la parte residua in 624 e disse che tutti i Coulomb erano 624. Trascurò proprio quello che egli aveva preso per vedere il resto come un suo multiplo unitario. Avendo aggiustato i Coulomb, sono aggiustati anche i valori di carica della realtà elettromagnetica, la quale non è più 16 rotti, ma è esattamente 16, che è uguale poi alla realtà a 4 dimensioni, una di tempo e 4 di spazio, che si carica di altre 4 e assume il valore di un piano reale elettromagnetico, elettrico in un lato, magnetico nell'altro lato. Ma è la stessa cosa, lo stesso 16 puro, quando noi prendiamo tutta la realtà 10 elevato a 4 e la dividiamo solo per la parte reale che avanza, che è 10 mezzi. 10 mezzi elevato a 4 sono i 625 Coulomb e 10.000 diviso 625 è esattamente 16. Ciò aggiusta anche a 66 per 10 elevato a meno 35 joule al secondo la costante dell'energia di Planck, perché questo 66 è dato da tutto ciò che esiste in ogni verso dei 6. Esiste il movimento 10 posto a numeratore ed esiste il suo tempo 1 posto a denominatore. Il totale 11 è il quinto numero primo, quello che indica tutto quanto il movimento unilaterale nel ciclo 10, anche dei numeri primi. Quindi 11 moltiplicato per la realtà a 4 dimensioni fa 44 e determina la massa. Moltiplicato per i 6 versi che esistono pone il 66 come energia, perché essa fronteggia un meno 33 dato dalla terna negativa con un più 33 dato dalla terna in positivo. Quando esiste il sistema meno 3, meno 33 e più 33, il totale dell'energia è data dalla differenza che esiste ed è tutta quanta quella che da meno 33 va fino a più 33 ed è 66,
pulito. Non c'è nessuna ragione perché ci siano quei valori in più che sono rilevati sperimentalmente da Planck. Quando si misura sperimentalmente c'è il primo valore di difficoltà, che è il calcolo unitario, che implica di togliere sempre qualcosa al totale per poterlo misurare. E quando poi a questo calo che noi abbiamo avuto nella quantità aggiungiamo anche le difficoltà di andare a leggere un numero, perché non arriviamo mai a determinarlo fino al suo valore infinito, noi siamo in braghe di tela al fatto pratico. Ma poiché noi sappiamo che abbiamo determinato la presenza con il ciclo 10, ebbene, quando il ciclo 10 è presente su un verso, vale 10. Quando è presente unitariamente, ha uno posto al denominatore. Il totale è 11. 11 è il dato della presenza. Quando la assegniamo alle quattro dimensioni dello spazio-tempo, diventa la massa 44. Quando la assegniamo a tutti e sei i versi, diventa il 66 dell'energia che fronteggia un più 33 con un meno 33. Ciò aggiusta anche la relatività ristretta di Albert Einstein, perché il valore purificato diventa esattamente il 9, che deve essere il 9 invariante del sistema decimale che consente la perfezione dei calcoli numerici decimali. Quel 9 è il vero valore che consente i calcoli invarianti alle varie dimensioni, e deve essere calcolato alla dimensione 16 del valore di carica 4x4, perché questo 9 si deve riferire al piano di 10 elevato a 4, che è quello della realtà, la quale è a sua volta elevata a 4. Abbiamo insomma 10 elevato a 4 per 10 elevato a 4 per 10 elevato a 4 per 10 elevato a 4, e il risultato è 10 elevato a 16. Quindi non c'è bisogno di riferirsi alla luce. La luce è l'effetto pratico poi che noi abbiamo, ma se ci mettiamo a voler dare le cose dell'energia in funzione della velocità reale della luce, la quale manca di quella che è la sua unità, noi avremo valori imperfetti. Invece queste modifiche, consentendo una verifica di un metodo dedotto in modo perfetto, mostra, quando ci sono delle quantità che tendono a certi numeri, come in realtà la verità stia nella purezza cui quei numeri portano. E a questo punto abbiamo una realtà che è coerente, perché quando noi poniamo in essere una massa la quale esiste nel ciclo 10, tutto il movimento è 9. E quando questo movimento 9 lo andiamo a riferire a tutta la realtà 10 elevato a 4, che avanza in potenza di 4, la carica è 16. E dunque 9 per 10 elevato a 16 m quadrato secondo quadrato è il vero valore totale della relatività ristretta, e non quella che Albert Einstein riferì con il riferimento alla velocità della luce. Io mi trovo a discutere spesso con alcuni di voi e mi dicono: se tu avessi veramente qualcosa di importante da dire e lo avessi spiegato, si saprebbe, saresti noto.
Sì, ma vedete, quando si arriva così in profondità come sono arrivato io e ha delle risultanze così incredibili come le mie, se uno non è veramente attento, osserva la prima cosa che non va in me, per esempio come io mi riferisco sempre a verità di fede, e ricevendo etichette non pensano nemmeno ad osservare le cose che io dico. Perché in questo mondo reale sembra che chi dice tante sciocchezze, ma ne dice una sola veramente rivoluzionaria, che risolve un problema eterno che è esistito da sempre per tutta l'umanità, boh, allora questa verità che ha detto non vale, perché è contaminata da tutte le scemenze, le altre scemenze che sembra avere detto. Il problema, cari miei, è risolvere aspetti del problema dell'esistenza. Quando se ne fosse risolto uno solo di quelli che io vi ho mostrato, si passerebbe alla storia. Uno solo. Ma vedete, io ve ne ho mostrati cinque. E perché non sono osservati? Perché i fisici sono distratti da tutte le altre cose che io dico e per le quali io sembro uno che o è drogato dalla sua fede o è drogato da altre cose, insomma uno anormale. Io mi sono sentito dire che dovrei essere sottoposto a un accertamento sanitario obbligatorio, tanto pazzesche sono le conclusioni cui arrivo io. Però vedete, la cosa straordinaria è che io arrivo alle conclusioni che sono proprio quelle rivelate dalla fede. Se c'è qualcosa che mi dà ragione è la fede. Se c'è qualcosa che mi dà profonda ragione è, nella fede, la Bibbia. Ed è con questa affermazione delle verità in cui io credo, ma non perché ci credo così, perché l'ho sottoposto a verifica, è proprio per questa conclusiva osservazione mia che coloro che credono di sapere non presteranno più alcuna fede alle cinque dimostrazioni o asserzioni che io ho fatto. E allora perché io inquino sempre in questo modo, come se io non avessi veramente l'intenzione di fare scoprire le cose che ho scoperto io? Come mai? Io sono arrivato a una conclusione sola. Visto che noi esistiamo in un disegno che non è il nostro, il mio personaggio è stato costruito così equivoco proprio per indurre i sapienti a quella proprio debacle che alla fine avranno quando scopriranno che uno giudicato da loro un fate voi, è arrivato là dove nessuno dei vari pensatori dell'umanità è mai arrivato.